Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 27 agosto. La zuppa di porro oggi, come sempre, soprattutto in una giornata come quella di oggi, che potrebbe vedere qualche soluzione all'orizzonte per un governo, è interpretabile diversamente rispetto ai giornali italiani. Tensione sul nuovo governo, il Corriere della Sera. Repubblica, crisi di un governo mai nato. Corriere e Repubblica continuano a essere scettiche su questo governo, oppure, secondo me, un po' come si può dire, scaramantiche su questo governo, che peraltro amano moltissimo, perché invece il resto dei giornali dice che la cosa più o meno fatta. E gli stessi Repubblica e Corriere della Sera, poi alla fine, nei loro fondi di Folli e di Franco, dicono questo è un governo che poi si occupa soltanto di stabilire un po' quali sono le poltrone che ci si deve spartire. Gli altri giornali poi andranno anche su altri elementi, ma il concetto delle poltrone è abbastanza evidente, anche perché fino a questo momento si sta litigando, primo sul Presidente del Consiglio, e questo diciamo adesso non facciamo troppo i moralisti, ci sta che il fatto che Conte sia presidente o non del Consiglio, o Conte bis, sia più o meno una di quelle questioni che devono interessare i leader politici, però qua ci si sta spartendo il ministro dell'economia e il ministero degli interni che dovrebbero andare e degli esteri che dovrebbero andare secondo alcuni giornali al PD. Invece alcuni giornali dicono che Di Maio si è impuntato e che dice che deve rimanere vicepresidente del Consiglio e che lui deve rimanere all'interno del governo con un peso importante. E poi c'è Tommaso Labate che ci spiega con lui, non solo lui, tanti altri, che Zingaretti non entrerà a fare parte di questo governo. La verità di Belpietro addirittura dice questo sarà un Renzi bis e mette insieme in un fondo Repubblica che ama questo governo e Renzi che addirittura avrebbe chiesto di passare dagli 80 ai 120 euro. Insomma, ognuno dice la sua. Ovviamente sul toto ministro è tutto prematuro, ma è l'unica cosa su cui stanno discutendo oggi. E l'altra cosa che mi viene molto da ridere è il pezzo di Franco, cattivo giustamente. A me piace molto quando da Vespa lo vedo contro il governo giallo-verde che non aveva nessun dubbio nella attaccarli, nel ridicolizzarli, sia i leghisti sia i grillini, quando oggi invece mette in modi dubbiosi l'inizio del suo pezzo. Se si tratta solo di una manovra per evitare le elezioni anticipate, si chiede Franco, questo è un governo che non è destinato ad avere successo. Come? E che cosa pensi che sia questo governo, se non un governo che deve evitare le elezioni anticipate? È solo quello, cioè non è che ci vuole proprio un grandissimo analista politico per capire che quello che 14 mesi fa non è stato fatto tra PD e Movimento 5 Stelle, oggi si fa grazie a quello che Feltri, oggi, che non può essere considerato certamente un anti-salviniano, dice la grande cazzata di Salvini. Questo è il giudizio che invece dà Feltri della rottura di questo governo da parte di Salvini, dice che ha fatto una grande scemenza, appunto Salvini a non tenere duro. Il punto di vista di Sallusti che il governo si fa, questo lo dice sul giornale, ma il suo punto di vista è ovviamente si stanno spartendo le poltrone, le cose che evidentemente sono sotto gli occhi di tutti, tranne che dei pensori. Diciamo commentatori del Corriere di Repubblica che si pongono ancora dei dubbi su quello per i motivi per i quali nasce questo governo. Ma il punto fondamentale e che vi sottolineo e secondo me è terrorizzante è che Sallusti dice questo ragazzi sarà un governo che durerà fino alla fine della legislatura, anzi ce lo terremo anche per quella dopo perché faranno il Presidente della Repubblica nel 2022. Figuratevi un po' voi se si sarebbero mai permessi di fare un Parlamento a maggioranza centrodestra che per la prima volta avrebbe avuto un Presidente eletto dal centro-destra, che è uno dei cardini ovviamente della tenuta repubblicana. Interessante poi, uno degli unici elementi che è emerso sul dibattito politico tra Zingaretti e Di Maio è la riduzione del taglio dei parlamentari, ciao core, e il ritorno al sistema proporzionale. Armaroli oggi, non mi ricordo su quale giornale, mi sembra sul Sole 24 Ore, ci dice che è una stupidaggine, che la riduzione dei parlamentari in sé non vuol dire assolutamente nulla, soprattutto se coniugata ad esempio con delle liste elettorali bloccate di tipo proporzionale. Dice, beh, se fate le liste proporzionali di tipo bloccato, vi ricordate che sono i segretari del partito che scelgono i loro eletti, beh, allora anche 400 parlamentari rispetto a 630 di oggi sono troppi, ne potremmo fare 200, ne potremmo fare 100, anzi due, i segretari dei partiti, non serve a nulla. Invece in un sistema anglosassone uninominale in cui ci sono i collegi e il parlamentare rappresenta davvero il collegio, che sono più degli italiani parlamentari inglesi, lì ha il senso avere tanti parlamentari. Quindi dice Arbaroli in buona sostanza proporzionale e taglio dei parlamentari non aiuta l'efficienza di questo Parlamento. Apro una parentesi, la chiudo la parentesi perché non crederete davvero che in queste ore stanno discutendo dei parlamentari, delle leggi elettorali, non stanno discutendo di nulla se non quali
quali sono le caselle da tenere al posto giusto per il prossimo governo giallo-rosso. Tra l'altro, io trovo che sia abbastanza normale che si decidano le caselle, ma in questo caso mi preoccupa non tanto che non ci siano i programmi, che sono la solita farsa italiana, ci sono paginate di programmi che poi vogliono dire poco o nulla. Il punto fondamentale è che la maggioranza sarà una maggioranza concettualmente, ideologicamente, drammaticamente di sinistra. Questa è la cosa vera che per la prima volta avverrà in Italia in maniera, diciamo, non controllata. Tra l'altro, questo è un governo che già piace all'Europa e c'è da scommetterci. I giornali, ma soprattutto il Sole 24 Ore oggi, per la prima volta tira fuori la cifra, cioè lo sconto che chiederemo all'Europa: 12 miliardi di euro, lo 0,5% del PIL di deficit in più rispetto a quello che è previsto. È fantastico come alla fine. L'austerity, mi sembra che qualcuno lo metta in maniera così chiara sui giornali, una volta che il governo giallo-verde, il tremendo Salvini, se ne va via da questa maggioranza, ritornano gli affidabili uomini del PD, Mattarella, i consiglieri di Stato, tutta quella roba lì romana del Deep State, beh, che parlano bene dell'Europa, beh, insomma, allora a quel punto è finita l'emergenza italiana e possiamo anche fare un altro po' di flessibilità, pari allo 0,4-0,5%, favoloso, guarda, favoloso. Che altro? Altro letto di interessante, la verità ve l'ho detto, il Renzi bis, i perdenti al governo e la tesi appunto del giornale. Direi che sull'Europa è fantastica, mi chiedo anche sull'economia, una cosa che oggi non c'è sui giornali, la flat tax che ha fatto Salvini, non quella che doveva fare, che ha firmato a Quarta Repubblica, quella flat tax che ha fatto Salvini fino a 60.000 euro, continuerà, la manterranno? Boh, vedremo. Direi che per oggi è tutto, anche perché oggi ci sono le vere novità. Quello che si avvia a essere un governo e una trattativa sui nomi per riuscire a farlo durare il più possibile, come dice Sallusti. Bella stabilità di un bel governo giallo-rosso. Grande cazzata, continua a dire Feltri, tutto merito di Salvini. Di questo e spero tanto altro parleremo la prima puntata di Quarta Repubblica il 2 settembre, quando il governo più o meno, non dico che sarà fatto, ma sarà annunciato. Ciao!